Questa è Barcellona e qui c'è il centro. Colombo, la Rambla, il Tibidabo, la Sagrada Famiglia, Montjuïc, Parguel, le spiagge e il Camp Nou. E qui c'è la Villa de Gracia. Questo quartiere è molto ben collegato. Autobus come il 20 e il 24 percorrono il Paseo de Gracia da cima a fondo per portarti dritto in centro in 10 minuti. Le metro che passano di qui sono la linea verde e quella gialla. Prendendo la verde, o L3, arriverai in centro nel giro di 13 minuti. Se scegli la gialla, o L4, sarai in spiaggia in 15 minuti. Le fermate della linea 3 in Gracia sono Diagonale, Fontana, Lesseps e Valcarca. La gialla per di qui, in Joanic. Gracia nell'antichità era un paese indipendente da Barcellona. Il suo comune si trovava qui, nella piazza della Villa. Questa piazza ha una torre con in alto un orologio e una campana, o qualcosa di simile. Nel 1870 il governo venne a reclutare giovani di famiglie umili per mandarla alla guerra di Cuba. Gli abitanti però resistettero e per questo motivo la chiamarono Revuelta de las Quintas. Questa campana allertò gli abitanti e suonò senza sosta durante 6 giorni d'assedio finché l'esercito non riuscì a sottomettere la piazza. Pertanto che la bombardarono, non riuscirono a fare in modo che la campana smettesse di suonare e così si trasformò in un simbolo di resistenza del quartiere. Gracia divenne poi un distretto di Barcellona, quando la città riuscì ad includerla nel 1897. La gente mayor aún cuando va a la Rambla dice que baja a Barcelona. Yo recuerdo a mi madre que vivía aquí en Gracia y decía que los domingos se iban a Barcelona. Siempre digo que Gracia es como una gran madre. Te lo da todo, pero al mismo tiempo es difícil salir de aquí. No, a mí me gusta Gracia. A mí que no toque de Gracia. Estoy muy bien aquí. Gracia si caratterizza per essere un quartiere pieno di vita, un ambiente molto giovanile e multiculturale. Ha molti luoghi dove abitanti stranieri possono incontrarsi all'interno del quartiere, mescolandosi e creando un ambiente molto autentico. L'ambiente della plaza è un barrio dove ti senti tranquillo e hai molte placita così. Questo delle plazas non è una broma, perché lo che fa è che haya molta vita di barrio. Tu vives molto la vita di barrio, quasi ti encierra. Y al final es como sí, un pequeño pueblo, porque al final conoces un montón de gente, te encuentras gente por la calle, no parece estar en una gran ciudad como Barcelona. Hay como una onda juvenil, un poco alternativa. Tiene mucha vida, mucha juventud, pero a la vez es tranquilo, ¿sabes? Para mí sí, es el mejor. Es como un pueblo dentro de la ciudad. Es un barrio muy guay, es mi barrio favorito en Barcelona. Para mí es el mejor barrio de Barcelona. A nivel de moda me interesa, por ejemplo, aquí la calle Verdi, tiene tiendas como muy bonitas, muy cuidadas. Tiene buenos bares, se puede comer bien, en fin, el cine. Una delle strade più famose è Carrer Verdi, dove si trova un cinema di riferimento a Barcellona che proietta pellicole in versione originale. Questa strada, e il quartiere in generale, vanta un'offerta gastronomica molto variegata e a buon prezzo. Si quieres comer o tomarte algo, puedes hacerlo aquí, o aquí, o en un libanés, o en un turco, o en un mexicano, o en un portugués, o en un... El mercado de la batería central. Mercati molto radicati nel quartiere, come quello della Basseria, ti permetteranno di acquistare prodotti freschi di cui hai bisogno per i pasti casalinghi. ¿Sabe en qué año se inauguró? Nel 1892. E qui c'è Parguel, uno dei luoghi più visitati in Gracia e a Barcellona. Fu costruito tra il 1900 e il 1914 sotto richiesta di Eusebi Güell. Desiderava costruire un complesso residenziale con splendide viste per le famiglie benestanti, ma la mancanza di un trasporto adeguato all'epoca bloccò i lavori. Al giorno d'oggi è più facile arrivarci, potete farlo scendendo alla fermata metro Lesseps o Valcarca, e andare semplicemente seguendo le indicazioni fino al parco. In entrambi i casi ti occorreranno 15 minuti e al tuo arrivo troverai delle scale mobili per salire. L'autobus che collega Parguel a Piazza Catalunya è la linea 24. Ve lo ricordate dove si trova il centro, vero? Quindi noi ci troviamo qui. Se devi venire a Barcellona, contattaci e dici quello che stai cercando. Noi sapremo dove farti alloggiare. Contiamo su una squadra internazionale che ti accoglierà in inglese, francese, italiano, tedesco, russo, spagnolo o catalano. Se alloggerai con noi avrai a disposizione un numero telefonico di attenzione 24 ore su 24. Noi siamo Kai Apartment, specialisti in Barcellona.